Sì, un'iniziativa fortemente voluta dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia per informare o perlomeno per cercare di dare qualche informazione agli amministratori della nostra regione. Siamo davanti a un evento molto importante che potrà segnare un grande sviluppo per il nostro territorio. Si parlerà di PNRR che ancora ha i suoi contorni non molto chiari, quindi sarà necessario utilizzare tutte le professionalità di cui siamo a disposizione per poter fornire le prime notizie agli amministratori comunali e per far in modo che queste risorse possano essere canalizzate sui nostri territori nel miglior modo possibile. Lo sappiamo benissimo che già per la rendicontazione dei fondi europei in generale il nostro territorio, la nostra regione, ma anche l'Italia tutta, è in grande difficoltà. Quindi questo vuole essere un aiuto per fare in modo che si capiscano nel modo migliore le procedure e fare in modo che i tempi previsti, che poi non sono molto lunghi, parliamo del 2026 per la realizzazione degli interventi, vengano rispettate affinché nemmeno un euro vada perso. La Regione già da tempo, con gli uffici della Presidenza, ha organizzato un gruppo di lavoro per farsi trovare pronto proprio per sfruttare le possibilità che il PNRR da un lato, ma anche le altre tipologie di finanziamento graviteranno sull'Abruzzo, e quindi per far trovare pronto la struttura regionale e per cercare di dare supporto anche agli enti territoriali, province e comuni. E si stanno accettando anche candidature per cercare di trovare gli esperti che hanno uno skill più, diciamo, più performante per, ripeto, per cercare di sfruttare al massimo questa possibilità, che è la possibilità più ghiotta dal dopo della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. L'intento è quello di rendere l'Abruzzo e le opportunità dei nostri concittadini più simili possibili in tutto il territorio, in tutto il nostro perimetro, all'interno di tutto il nostro perimetro. Per fare questo bisogna scendere nel particolare e verificare la capacità che hanno in particolar modo gli enti locali, in primis i comuni, di sapere e poter rispondere a delle sfide importanti. La Regione Abruzzo non può lasciare da sole, in particolar modo, piccole comunità che hanno difficoltà a portare avanti l'ordinario, spesso prive di un segretario generale o di un ufficio tecnico, e deve essere un po' la chioccia, la madrina di queste operazioni e anche fornire, se possibile, un'assistenza tecnica a quei comuni che non hanno la capacità di poter rispondere con le proprie strutture. PNRR e dei fondi complementari del PNRR, in particolar modo per quanto riguarda il cratere 2009 e quello 16-17, e sono delle sfide che vengono lanciate dal Ministero con dei tempi contingentati, e i comuni, le piccole realtà devono riuscire a produrre progetti cantierabili in breve tempo. E la Regione può, anche tramite proprie strutture, società in house come Abruzzo Engineering, servire e fungere da assistenza tecnica laddove i piccoli comuni non hanno la forza di dare risposte a tempi e modi che vengono in questo modo imposti dall'alto. Quindi le città grandi, le città medie che hanno capacità di rispondere a queste sfide certamente lo faranno e saranno in pole position, saranno sollecitate, spronate e tutelate anche dall'ente regione, che non può che sposare progetti che valorizzino ancora di più il nostro territorio. I piccoli comuni, le piccole realtà, quelli che spesso sono i borghi più belli, più autentici, più identitari, che sono rimasti forse anche autentici proprio perché piccoli, poco infrastrutturati, con bassa densità abitativa, hanno chiaramente da chiedere una mano agli enti sovraordinati. L'ente sovraordinato, qual è la Regione, può fungere, ripeto, da assistenza a tutti gli effetti.